Sì, grazie Presidente. Io voglio partire da un resoconto stenografico di una seduta del mese di gennaio della Commissione Esteri, nel quale il nostro collega, l'onorevole Cabras, diceva cose tipo che il sistema elettorale venezuelano è stato giudicato dal Carter Center tra i migliori e di più efficienti al mondo e che in Venezuela la stampa gode di un'ampia libertà di espressione, soprattutto se confrontata con la situazione di altri paesi latinoamericani. Ora che in Venezuela vi sia una dittatura e una situazione economica disperante che ha visto milioni di persone lasciare il paese, un'emergenza economica che ha toccato addirittura i beni di prima necessità, i farmaci, i bisogni basilari del popolo venezuelano, che ha una dittatura che ha escluso dai rapporti internazionali e dalla comunità latinoamericana un paese importantissimo come il Venezuela, nel quale, ricordiamo, esiste una grande comunità italiana, è fuori discussione. Ed è evidente che in questo momento, come al solito, la politica estera di questo paese brancola assolutamente nel buio. Nel momento in cui ci sono disordini di piazza, si parla di almeno 8 morti, nel momento in cui si sta verificando un trasferimento di poteri che lascia un paese già prostrato in una situazione di totale incertezza, un paese, ricordiamo, le cui riserve petrolifere potrebbero farne uno dei paesi più prosperi del mondo e che invece, ripeto, si trova nella situazione di avere bambini senza il latte e malati senza farmaci, in questo momento nel quale c'è un passaggio di poteri e nel quale la comunità internazionale sta prontamente prendendo posizione, ricordiamo che governi anche di orientamento molto dissimile, come sebbene vicini, come gli Stati Uniti e il Canada, hanno già riconosciuto il Presidente del Parlamento come nuovo Presidente, noi assistiamo a un silenzio assordante da parte di un governo che evidentemente, come al solito, non sa cosa dire. Ricordo ancora una volta che c'è una grande comunità italiana. Io penso che sia assolutamente indispensabile che il ministro Moavero Milanesi ci venga a dire che cosa pensa di fare il governo in questo momento. Stiamo come al solito balbettando, come al solito non sappiamo chi sono i nostri alleati, come al solito l'Italia sta avendo una posizione imbarazzante di isolamento, di silenzio. Siamo una grande potenza internazionale, uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea e davanti a un evento così importante, così strategico per una parte del mondo come l'America Latina, con la quale ci legano rapporti storici, economici importantissimi, il governo non ha nulla da dire. A nome del Partito Democratico chiediamo che urgentemente il Presidente Conte o il Ministro degli Esteri Moavero Milanesi venga a informare le Camere sugli sviluppi degli eventi in Venezuela, su quali siano le mosse che il governo italiano vuole prendere. Se consideriamo, come dice l'onorevole Cabras o il viceministro Di Stefano o Alessandro Di Battista in più di un'occasione, che il Venezuela è un esempio preclaro di democrazia, di sviluppo e di progresso per quel popolo, che lo vengano a dire in quest'Aula, signor Presidente. Vogliamo ascoltare che cosa abbiamo da dire sulla dittatura chavista, su Maduro e su quello che sta accadendo. Bisogna che il Paese sappia qual è la posizione del governo italiano. Come al solito non riusciamo a comprendere quale sia la linea. Questo Parlamento non può più aspettare. Il Ministro venga subito in aula ad informarci su quali sono gli sviluppi degli eventi in Venezuela e su quale vuole essere la posizione del Paese. Grazie. Grazie a lei, deputato Scalfarotto. Sempre sull'ordine dei lavori e su questa materia ha chiesto di parlare il deputato Cassinelli, ne ha facoltà. Poche parole per aderire alle considerazioni già svolte dal collega Del Mastro che con